fatevi commuovere. Sono veramente emozionato, sono contento di essere qua. Grazie, grazie, grazie. Non avrei mai più pensato alcuni anni fa di trovarmi qua adesso con tutti voi, con una sala magnifica, tanti amici, una sala splendida e bellissimo. Grazie, grazie di cuore di essere qua. Grazie per aver pensato a me, perché ripeto, l'ho detto in tutti gli incontri che abbiamo fatto, mai e poi mai avrei pensato che occorresse la mia presenza in questo momento. Mi è stato chiesto e l'ho fatto volentieri. Sono stato onorato di essere stato chiamato da voi, dal centrodestra, da tutti i partiti del centrodestra, e quindi vi ringrazio veramente di cuore. Io in passato ho dato tanto alla città, ho fatto l'amministratore per tanti anni, sono partito al consigliere di circoscrizione, ho fatto il consigliere comunale, l'assessore, il vice sindaco, ho seguito pratiche molto importanti, penso di aver dato un grosso contributo alla città. Forse non era abbastanza, mi avete chiamato, metterò tutto l'impegno a disposizione per cercare di dare tanto, per cercare di fare rinascere Imperia. Imperia è una città meravigliosa e deve diventare una città sempre più meravigliosa. Grazie ancora a tutti. Oggi è il momento dei candidati, di 160 magnifiche persone che ci hanno messo la faccia, non hanno avuto paura di nessuno, come sottoscritto direi, perché se c'è uno che non ha avuto paura per primo 3 mesi fa, quando non pensavo di trovare tanta gente, mi sono messo subito a disposizione per gli amici che avevo attorno e perché la causa la ritenevo la più giusta di tutto. Quindi oggi è un piacere, ma quando abbiamo deciso questa cosa è stato un dovere da parte mia. Grazie ancora ai 160 candidati che dicevo che si sono messi a disposizione, molti hanno esperienza, anche una grossa esperienza, tanti invece sono giovani alla prima volta, quindi rivolgerei a loro un grossissimo applauso. Bravi candidati delle nostre 5 liste. È il loro momento questa sera, li farei entrare in campo usando un termine, una metafora calcistica, visto che il nostro slogan è la forza della squadra, quindi li chiamiamo secondo quello che è l'ordine delle liste, l'ordine di sorteggio delle liste, così come le troverete sulla scheda elettorale, troverete il mio nome già scritto, stampato, vicino al mio nome ci saranno 5 simboli bellissimi, graficamente molto diversi uno dall'altro, molto bene riconoscibili, e quindi li chiameremo sul palco secondo l'ordine che verranno trovato, che troverete sulla scheda elettorale. Quindi il primo partito che verrà chiamato è Forza Imperia. Grazie. Carmela Cataldi, Maria Celestri, Giovanni Chiaraman, Rosa Conti, Cinzia De Negri, Francesco Durvecchio, Giacomino Fazzino, Luisella Ferro, Gianfranco Gargero, Lorenzo Gala, Lenia Ghiglione, Alessandro Gizzi, Gwendolyn Mary Hearn, Carlotta Lanteri, Gianluca Lisa, Anna Modesti, Michele Parisi, Alessandra Pipitone, Piera Poilucci, Jacopo Trivitera, Francesca Ramella, Lorenzo Reineri, Giosea Revello, Franca Romeo, Riccardo Scussat, Giuseppe Soria, Michele Togge, Roberto Trincheri. Un applauso.
applauso per i candidati di Forza Italia, l'attore e sindaco. Con noi questa sera. Grazie, grazie, sono veramente contento. Antonello, tu chiaramente sei il capolista, il più anziano, se non anagraficamente, comunque di militanza politica, sei un caro amico, senz'altro una delle più importanti teste pensanti di questo grosso numero di amici che si mette al lavoro, hai delle competenze che hanno pochi altri, in campo sanitario, nel sociale, dici due parole, grazie. Grazie a te Luca, grazie. Però non tanto anziano, non tanto. No, allora intanto io devo ringraziare tutti, lo vorrei fare uno per uno, non si può fare, però veramente è un onore, un piacere essere qua e sono anche, devo dire, anche commosso perché vedo un entusiasmo straordinario. Il primo ringraziamento che voglio fare è a Luca Lantelli. Noi abbiamo saputo in questa fase fare un ragionamento di squadra, nel vero senso della parola, abbiamo saputo ragionare. Abbiamo trovato il candidato giusto in questo momento storico giusto, in questo momento particolare. Noi non abbiamo fatto come altri che si sono autoproposti, noi ci siamo presentati in squadra, abbiamo deciso, abbiamo tutti fatto un passo di lato quando abbiamo visto che la disponibilità di Luca Lantelli era totale e abbiamo capito che Luca, e vorrei dirtelo veramente di cuore, sei la persona giusta in questo momento, sei un grande amministratore, ha dimostrato, e se è un politico veramente che sa fare politica, sa ascoltare soprattutto e sa stare vicino alla gente. Queste non sono parole che faccio così per circostanza. Luca, ci conosciamo da una vita, ci stimiamo, conosco la sua famiglia, una vera famiglia, il popolo della famiglia, io penso che sia con noi, perché la famiglia qua è rappresentata da persone che ci chiedono veramente, e credo che i valori a cui ci ispiriamo noi sono valori autentici e lo dimostriamo tutti i giorni. Io vorrei aggiungere una piccola cosa sul sociale, soprattutto sul sanitario. Ringrazio il direttore generale, ringrazio tutti i presenti. La sanità è un momento difficile ma anche di trasformazione. Io so che sicuramente con noi avremo un impegno forte per la sanità, per il nostro ospedale, che è un ospedale che fa squadra, quindi visto in un'ottica provinciale, ma visto in un'ottica di rafforzamento e di conservazione di tutte quelle che sono le strutture dell'ospedale di Imperia, perché ce lo meritiamo, perché c'è una qualità a Imperia e c'è soprattutto bisogno di stare vicino alla gente e ai nostri malati. Però votare noi significa votare la squadra, ma significa votare Forza Italia, come abbiamo sempre fatto a Imperia in questi anni con grande successo. E devo dare un ringraziamento particolare a tutti gli alleati, permettetemi di recitare anzitutto Giovanni Toti, Presidente della Regione, e lo dico perché l'ho conosciuto in questi anni, non è vicino adesso perché ci sono le elezioni, ci è stato vicino dal primo giorno, anzi dal giorno prima di essere eletto, era presente, abbiamo capito che cambiava l'aria, ci abbiamo creduto, e se la Regione ha vinto la Regione grazie anche al ponente ligure, Giovanni lo sa molto bene, e questo lo devo dire, devo ringraziare tutti voi, perché abbiamo fatto un lavoro di squadra già all'inizio, un lavoro di squadra che continueremo, e ce ne fossero tanti assessori presenti, come è presente costantemente tutti i giorni, tutti i santi giorni, anche i festivi H24, e gli volete fare un bel applauso non solo perché è un amico, ma perché è veramente una persona che ci ha messo la faccia, che non ha avuto un passato facile in questi ultimi anni, soprattutto negli ultimi 6 mesi, permettetelo di dire, per motivi personali, anche per me, non sono state una passeggiata, e quindi voglio dire un grazie di cuore a Marco Scaiola, perché qui noi, cari amici, facciamo squadra, la facciamo con stile, la facciamo con classe, ma non abbiamo paura di nessuno, questo deve essere chiaro. No, non abbiamo paura di nessuno, perché noi siamo qua a metterci la faccia per rilanciare la città, non per interesse personale. Nessuno prende interessi personali da portare avanti, abbiamo solo l'interesse della città per noi e per i nostri figli. Quindi grazie a tutti voi, grazie Presidente, grazie Marco, grazie agli amici della Lega che siete presenti, grazie, e penso che andremo avanti veramente, perché io credo che per la città ci meritiamo questa vittoria. Grazie a tutti. Perché io questa sera ti chiedo un impegno.
Tu sai che io ho vissuto 5 anni di sofferenza all'opposizione in questa città. Questa città è stata per 5 anni la porta in faccia ai nostri cittadini. È stata la porta in faccia ai nostri cittadini più deboli. Noi abbiamo visto negate le istanze dei lavoratori di fascia debole. Abbiamo visto negate le istanze di chi svolge per noi il servizio che tutti riteniamo forse più umile, ma che quando non si svolge come deve essere svolto, è quello per cui tutti ci lamentiamo. È stata chiusa la porta in faccia a coloro che vivono quotidianamente il problema di una disabilità. Perché in questa città voi dovete sapere che non siamo stati capaci a garantire un autobus che vada da Porta Onella 2 volte al giorno, solo 2, dotato di una pedana. Perché noi abbiamo avuto un'amministrazione sorda, ottusa, menefreghista. Noi abbiamo avuto un'amministrazione incapace di ricevere le istanze di chi andava a bussare alla porta del nostro comune. Io, Luca, questa sera ti chiedo un impegno. Perché io in questi anni credo di avere dato la voce a costoro e di avere vissuto la frustrazione dell'avermi risposto sempre no per il solo fatto che era l'opposizione a chiederlo. Credo di aver cercato di fare un'opposizione costruttiva nella nostra città. E quindi ti chiedo, Luca, non solo di accogliere queste istanze, perché sono dovute le risposte, ma ti chiedo di accogliere le istanze anche di chi sarà la nostra opposizione, perché noi non dobbiamo più svolgere un ruolo di questo tipo. Io so che tu sei una persona seria, sensibile, sei un papà di 4 bambini, come diceva Antonello, tu rappresenti la famiglia vera, non la famiglia ipocrita. Quindi, io so che dentro di te c'è innanzitutto la sensibilità per capire le istanze delle persone e dei nostri cittadini. E hai anche la capacità tecnica e la capacità politica di portare avanti un Filippo Duberti. Giuseppe Ferrando, Antonio Galla, Sara Gentile, Roberto Giacchieri, Bartolomeo Isnardi, Andrea Vignieri, Alessandro Lodato Costa, Rosetta Malatesta, Roberto Meli, Eliana Murroni, Franco Junior Parravicini, Stefano Peluso, Lorenzo Quirici, Alberto Ruberto, Annalisa Bullo, Nicolò Ventoso. Grazie agli amici di Fratelli d'Italia. Hanno fatto un po' fatica ad arrivare sul palco perché ho visto che c'è un assembramento all'entrata, molti sono fuori, quindi ne approfitto prima di fare un applauso a voi, facciamo l'applauso a tutti coloro che non sono riusciti a entrare, grazie. Abbiamo dovuto invertire l'ordine, fino a ieri pensavamo di far salire tutte le liste contemporaneamente sul palco, Giovanni, abbiamo sbagliato tutto, poi ci siamo resi conto che il palco non reggeva. Allora questa mattina con Marco abbiamo detto facciamolo a Carlo Felice a Genova, era tutto pronto, c'è anche la disponibilità del Carlo Felice,
ho sentito molti di voi erano disposti a venire a Genova, però ho detto cosa succederà poi se facciamo l'evento a Genova, allora è un disastro, quindi mi ha detto no, facciamolo qua anche se non riusciamo a metterlo tutti sul palco, così non potranno dire che stanno genovesi, che siamo genovesi, dovranno dire questa volta che siamo imperiesi, perché la presentazione la facciamo nella nostra città. Grazie Lorenza, grazie di cuore a tutti gli amici di Fratelli d'Italia. Come avete letto tutti sui giornali, Fratelli d'Italia ha avuto un momento difficile, travagliato, alcuni esponenti hanno abbandonato il partito pochi mesi fa, però la forza della ragione e delle idee prevale sempre. Lorenza è stata bravissima, si è impegnata tanto, ha fatto una bella lista, quindi non è solo un simbolo affermato che si porterà con sé del consenso, ma ha raccolto tanti amici attorno al nostro progetto, ha portato con noi una bella squadra, quindi grazie Lorenzo a te, grazie a tutti, ti cedo la parola. Grazie Luca, lascio la bandiera un attimo. Grazie a tutti voi di essere qui, mi fa molto piacere, anche se ha comportato un po' di ritardo, il fatto di essere bloccati là nella coda, perché vuol dire che oltre a essere occupati tutti i posti in sala, c'è anche tanta gente fuori che sta cercando di entrare, questo è un bellissimo segno. Mi fa molto piacere. E la nostra lista, eccola qua, ve la presento, è composta da persone del territorio, persone che lavorano, difatti alcuni mancano proprio per questo motivo, perché stanno lavorando effettivamente, quindi effettivamente è così. E nulla, Luca ha già detto prima che abbiamo avuto un momento di difficoltà critico come partito, che abbiamo risolto, direi brillantemente, però... stiamo crescendo adesso. Questo è perché abbiamo voluto non perdere questa occasione comunque di credere e di essere presenti a sostegno di Luca Lanteri, perché non potevamo assolutamente negargli il nostro sostegno, perché crediamo moltissimo in lui e nel rinnovamento della città di Imperia, e perciò abbiamo fatto questa lista. E Luca in questo mese ha collaborato moltissimo con noi, lo ringrazio molto per l'aiuto, e noi con lui. Crediamo che queste persone possano aiutare a fare di Imperia una città migliore, più nuova, più... Abbiamo nella lista molti giovani e anche persone comunque che hanno già delle attività sul territorio, rappresentano quindi molte categorie. Vorrei far parlare qualcuno, Alessandro magari? Mi domando, questa città come si può disegnare? Grazie. La domanda alla quale potrò rispondere in un'ora e mezza, se avete pazienza. Mandaci un disegno dopo. Vi mando un disegno dopo. Senz'altro faremo di tutto per renderla meravigliosa. Abbiamo le idee chiare sul programma, su come far ripartire immediatamente il porto turistico, su come realizzare la ciclabile, su come ridisegnare i centri urbani degradati, in particolar modo come rigenerare i tessuti urbani ormai dismessi. Marco si sta impegnando tantissimo in regione, ci sta portando degli strumenti legislativi che prima non c'erano, quindi state certi, ci saranno strumenti legislativi all'avanguardia che prima non c'erano, quindi come il piano casa, già fatto da poco da Marco, e come la legge che sta portando la Regione Liguria in approvazione adesso, e ci sarà non solo io, ma credetemi, anche in questo settore ci saranno tanti amici molto capaci, molto professionali. Io cercherò di fare il sindaco e di fare il regista di tutte le operazioni, lasciando poi la parte operativa pratica a tutti gli amici che collaboreranno. Alessandro Ocaria! Alessia Cassini, Yolanda Contestabile, Aldo Peter De Martin, Andrea Fabiano, Paola Filippini, Alessandra Forte, Carla Gentile, Elisa Giumboli, Gianfranco Ghiglione, Alessio Guaglianone,
Dalila Guerrini, Mariangela Lantei, Fabrizio Maiettolo, Giuseppe Rossitto, Giovanni Maiolino, Marco Martini, Maurizio Massa, Alessandro Merlino, Rosa Mirabella, Tiziana Montagna, Susanna Palma, Federica Peirano, Tiziana Ravetta, Alessandro Savioli, Antonio Segreto, Federica Sibilla, Maria Tolu. Grazie ragazzi, questa è una lista che ho confezionato, usando un termine rubato al commercio. Mi è stato chiesto di portare un apporto civico, un apporto di amici che si riconoscono nel progetto del centrodestra che stiamo portando avanti noi, quindi hanno ben chiara qual è la loro collocazione e qual è la loro risposta che bisogna dare ai bisogni della città. Non sono iscritti e non rappresentano nessuno dei partiti del centrodestra, hanno avuto piacere unirsi a noi, sono tutti amici che conosco personalmente molto bene, dei quali do la massima garanzia di capacità, di affidabilità, sapranno poi dare molto all'amministrazione. Portare l'esperienza civica non vuol dire portare l'esperienza civica dicendo di essere contro tutti, contro il mondo. Portare l'esperienza civica vuol dire mettersi a disposizione della città. Grazie a tutti, buonasera a tutti. Rappresento qua la lista civica Progetto Imperia. Alcuni di noi hanno esperienza amministrativa, altri sono alla prima avventura. Comunque siamo tutti decisi e convinti a correre per Luca Lantieri, perché siamo convintissimi che Luca sia la persona giusta per Imperia, per rilanciare questa città, per svilupparla al massimo. E quindi Luca, contiamo veramente su di te, noi ci crediamo. Grazie. Grazie Alessandro. Chi è che ha scelto questo fiore? Poi mi piace per nulla, scusate, ma non lo offendetemi, ma ve lo devo dire. I fiori che abbiamo qua invece sono di lunedì sera, li abbiamo recuperati, speriamo che non ci facciano causa, erano qua da lunedì sera, li abbiamo tenuti, anche se mezzo appassiti, risparmiamo sui fiori. Monica Schiaschi, Silvia Aranzini, Anna Cadire, Claudio Campanini, Roberto Ciccone, Sonia Cometa, Nicola Crusco, Pio De Gregorio, Renzo Fazio, Danilo Forte, Cinzia Gambetta, Cristiana Gastaldi, Alessandro Gori, Tiziano Guarise, Katia Lanza, Lino Laurelli, Aldo Mazzini, Massimo Merlino, Elga Moraglia, Gianni Mussini, Alessia Pario, Francesca Peirano, Guido Regolato, Roberto Santelli, Fulvio Santini, Mattia Sasso. Grazie agli amici della Lega, grazie, siete tantissimi, bellissimi, complimenti. Sono due giorni che vediamo circolare per Imperia i bus con la pubblicità dove Salvini invita a votare per me. Grazie, quindi grazie di cuore. Io confido molto in voi, sul vostro apporto in campagna elettorale, sull'impegno, su tutto ciò che potete portare. Confido tanto sul simbolo
perché in questo momento avete un ruolo determinante per quanto riguarda il futuro del paese. Ne abbiamo parlato tante volte con Alessandro, mi ha chiesto di giustificarlo Edoardo Rizzi, che doveva essere qua con noi, è stato trattenuto da impegni romani. Io mi auguro i prossimi giorni, prima della fine della campagna elettorale, di averlo qui al mio fianco, magari come ministro, ma comunque certamente averlo come fianco. Grazie Edoardo, anche se non sei qua con noi. Grazie a tutti voi. Volevo dire che il partito mi ha indicata, anche per l'esperienza che ho avuto fino a 5 anni fa, come capolista della Lega. E per questo ruolo che mi è stato affidato voglio innanzitutto ringraziare il mio segretario nazionale, l'onorevole Edoardo Rixi, e tutti coloro che sono i vertici del partito, che ci rappresentano anche nelle istituzioni. E Luca, a me preme effettivamente nominarli uno a uno, perché comunque sono sempre presenti. Vai, prego, le facoltà. Cominciando da livello regionale, voglio ringraziare la vicepresidente, l'onorevole Sonia Viale, l'assessore all'agricoltura Stefano Mai, consigliere regionale Paolo Ardenti, da Porto, un consiglio, e il importante è il presidente del consiglio regionale, l'amico Alessandro Vani. Cerchiamo di aiutare tutti i giorni, tutti di loro. Volevo solo dire una cosa, Luca, una promessa: che loro non passino più dalla porta secondaria. Grazie, grazie, grazie.